non tanto, dai, ci sono certi che sono peggio. Molta gente è molto distratta dal telefono, cioè, quando attraversano le strisce pedonali soprattutto, quindi tendono a questo telefono, le cuffie soprattutto anche, quindi non sentono praticamente niente, anche questi padelloni che si mettono sulle orecchie. Quindi su quello sì. Diciamo anche in altre città, insomma, molto più peggiori di Trieste, insomma. Ci sono persone che sputano a terra, che gettano mozziconi di sigaretta per terra, che non regolano il codice stradale, non esiste, non usano più le frecce direzionali. Certe volte purtroppo mi arrabbio solo per questo, che non dovrei arrabbiarmi, dovrei soprassedere, ecco. Qualche ignorante c'è sempre in giro che fa il numero per farsi notare o per fare qui o fare, ma a me sono minori, niente di eccessivo. Certo che al giorno d'oggi qui Trieste è un porto, diciamo, vai vieni, ora bisogna abituarsi noi a loro e loro però si devono poi abituare a noi. E allora andremo in simbiosi e senza problemi di vandalismo, di competenze, va di niente. Non si può camminare su marciapiedi e per i vecchi un po' impossibile, che sono dappertutto le auto, non si fermano con le zebre.